Eccoci di nuovo insieme. All'inizio del mese di aprile, Confagricoltura Mantova ha aperto un bando per la ricerca di manodopera in agricoltura. E ora vi raccontiamo le storie di chi ha trovato lavoro al tempo del Covid-19. Lo facciamo con il direttore di Confagricoltura Mantova, Daniele Sfulcini. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Finalmente abbiamo delle belle storie da raccontare, direttore. Sì, quando abbiamo cominciato così a lanciare quest'idea sul nostro giornale e anche sui media, diciamo a Mantova, non credevamo neanche che ci sarebbe stata una risposta così ampia. Noi venivamo insomma, da una situazione dove l'esigenza delle aziende era quella di avere manodopera che purtroppo a causa del coronavirus non poteva arrivare in Italia dall'est Europa o anche dai paesi europei, e quindi abbiamo pensato, in accordo con la Confagricoltura nazionale, di lanciare questa idea di un bando perché anche gli italiani potessero così, offrire il loro lavoro all'interno delle aziende agricole. Sono arrivate più di 500 curriculum sia dal sito da AgriJob nazionale sia direttamente attraverso i nostri social e questo ha consentito alle aziende agricole alle quali abbiamo poi girato i curriculum di poter verificare la possibilità di integrare all'interno dell'azienda appunto questo personale. Noi abbiamo diverse esperienze che già sono state consolidate dentro le aziende agricole mantovane e possiamo raccontarne alcune. Alcune sono già andate anche sui giornali nazionali, quindi è un'esperienza che sicuramente è stata molto attenzionata da parte dei media perché sono, diciamo, storie molto interessanti. Allora, tanta soddisfazione, ma anche qualche difficoltà, lo dicevamo anche nella prima parte della nostra puntata con il presidente, soprattutto per quanto riguarda la professionalità. Sì, teniamo presente che le persone appunto che si sono affacciate al nostro mondo sono quasi sempre, quasi tutte persone che non hanno mai avuto esperienza lavorativa in campo agricolo. Sono soprattutto persone che a causa del coronavirus hanno visto la loro attività ferma e praticamente soprattutto il discorso del turismo. Noi abbiamo avuto moltissime, diciamo, candidature legate di persone legate come mondo del lavoro al turismo, fermo completamente a causa del coronavirus, che hanno visto l'opportunità di inserirsi all'interno del mondo agricolo. Certamente sono persone che non hanno esperienza di lavoro in agricoltura e quindi hanno bisogno di un qualcosina in più diciamo, per impratichirsi nel lavoro e però c'è da dire questo, che si tratta comunque all'inizio di lavori saltuari, quindi magari di lavori legati alla raccolta. Solo magari nel prosieguo si potrà capire se tra queste persone ci può essere qualcuno che vedrà nel settore agricolo magari il suo futuro, perché in mezzo alle esperienze che ci sono state, ci sono molti giovani che sono all'inizio magari dell'attività lavorativa o hanno avuto poche esperienze lavorative, potrebbero anche tra questi esserci potrebbero esserci persone che vedono nel lavoro agricolo il loro futuro. Allora, c'è la storia di un autista di autobus, Diego Bocchi, che è stato assunto da un'azienda leader nella produzione di meloni e anguri di Rodigo. Sì, questa è una persona con esperienza, quindi da un punto di vista di lavoro sui trasporti, quindi si è facilmente diciamo, riciclato, se possiamo dire, usare questo termine, nel settore in questo caso dei meloni e cocomeri, perché comunque ha avuto la possibilità di continuare a utilizzare la sua professionalità, quindi utilizzare anche le sue patenti e così. Quindi il mondo agricolo è risultato essere una risposta efficiente, efficace per anche un'esperienza professionale avanzata. Altri invece abbiamo avuto un gruppo di ragazzi giovani,
provenienti dalle più svariate esperienze, che hanno trovato un impiego, un'attività all'interno di un'azienda che si occupa di coltivazione di kiwi. Con due periodi di lavoro, una qui in questo periodo, diciamo così, legato alla potatura e al diradamento dei frutti, e poi un po' più avanti quando si comincerà la raccolta. Quindi un gruppo di ragazzi che, pur provenendo da esperienze veramente diversificate, quindi il responsabile di una palestra, oppure chi si occupa di servizi alla persona, quindi magari legati al lavoro di parrucchiere o altri tipi di Un servizi, barista, barman. leggo. Esatto, Come? Non ho barman. capito. Sì, leggevo di un Barista, barman, esatto. certo, o il cuoco. Quindi abbiamo avuto proprio come dicevo prima, soprattutto nel settore del servizio alla persona e del turismo, o comunque dell'accoglienza, come può essere il bar, come possono essere i bar, una risposta. E in questo gruppo, tra l'altro, li abbiamo seguiti anche nei primi giorni di lavoro. È stato effettivamente, li abbiamo sentiti sia l'imprenditore che i giovani che si sono inseriti, veramente un'esperienza di ottimo risultato, insomma, che sta dando effettivamente dei risultati interessanti anche dal punto di vista psicologico e di risposta in un momento di bisogno delle persone. Insomma, questo ci fa molto piacere, perché è vero che noi abbiamo risposto e l'imprenditore ha risposto a una sua esigenza di carattere, diciamo, di attività, però è anche vero che siamo riusciti a dare comunque una risposta a persone che avevano bisogno di trovare una collocazione e di avere un impiego in un momento veramente di difficoltà. Eh sì, tanti mantovani che si sono rimessi in gioco, che arrivavano da altri settori, ma anche chi per esempio era diplomato o è diplomato insomma in istituto agrario e quindi ha avuto anche un'esperienza precedente come giardiniere e mastica molto meglio quello che è il linguaggio dell'agricoltura. Questo è quello che speriamo noi di solito, cioè, come precedentemente anche così sottolineato il Presidente, certamente nel settore agricolo, a parte magari qualche campagna di raccolta particolare, di temporanea, noi abbiamo bisogno di persone professionalizzate. Quindi il fatto che ci siano giovani che continuano e che vanno, diciamo, si iscrivono a scuola di tipo agrario, è una ricchezza del settore che dobbiamo continuare a coltivare. Il Presidente prima ha fatto accenno all'ITS, che è l'Istituto Tecnico Superiore, e quindi un corso di specializzazione post diploma. Abbiamo un'ottima scuola agraria a Mantova, e quindi, diciamo, questo tipo di professionalità sono quelle sempre più richieste dalle aziende agricole, perché se è vero che i giovani si possono affacciare all'attività agricola, se lo fanno con una preparazione di base, è certamente un plus che alle aziende oggi, così come sono strutturate, interessa ed è un valore aggiunto indispensabile. Bene, allora direttore, dopo questa prima esperienza con questo progetto che ha avuto senza ombra di dubbio successo, pensate di riproporlo? Sì, allora noi continuiamo a raccogliere le esigenze delle aziende e naturalmente a raccogliere le eventuali proposte diciamo, delle persone che si affacciano al mondo del lavoro in agricoltura. Attraverso questa piattaforma che è nazionale, che si chiama AgriJob, vengono raccolti tutti i curriculum diciamo, delle persone che si vogliono così proporre al nostro mondo. Le aziende agricole continueranno ad avere l'esigenza, perché noi comunque andiamo proprio siamo nel pieno della campagna anche della raccolta del mantovano, del melone, del cocomero, e poi comincerà anche la vendemmia proprio avanti. Quindi noi continueremo ad avere un occhio, diciamo, alle
professionalità che possono proporsi a livello provinciale, non dimenticando che però, ripeto, noi avendo esigenze anche di tipo professionale, continuiamo a pensare che l'arrivo diciamo, di chi tutti gli anni si presenta alle nostre aziende, perché da molti anni sono diciamo, l'asse portante dell'attività agricola, sia probabilmente l'esigenza maggiore delle nostre imprese. Sì, anche perché ci sono dei lavoratori che prestano la loro manodopera da oltre 20 anni con le stesse aziende, quindi davvero ormai sono specializzati e direi anche fidelizzati. Sì, Bene, certo, allora diciamo. contiamo. Prego, prego, scusi, Prego, direttore. prego. No, volevo solo dire che effettivamente, pur essendo un lavoro cosiddetto stagionale, ma che negli anni ha raggiunto diciamo, periodi molto più lunghi rispetto a quello che poteva essere molti, molti anni fa, anche i lavori cosiddetti stagionali durano in genere molti mesi e quindi permettono anche a chi viene da lontano di avere comunque un reddito sufficiente per poi così avere la possibilità di mantenere se stesso e la sua famiglia per tutto l'anno, tornando a casa. Bene, vediamo cosa succederà nel mese di giugno, se ci sarà la riapertura delle frontiere, se quindi potranno rientrare in Italia questi lavoratori stagionali. Grazie davvero anche al direttore di Confagricoltura Mantova, Daniele Sfulcini, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, ci vediamo domani.